In questi ultimi giorni si è consolidata una vasta area anticiclonica sull'Europa occidentale che ha determinato sulla nostra regione tempo stabile, con scarsa ventilazione, marcata inversione termica notturna, tutti fattori che hanno creato condizioni favorevoli al ristagno delle polveri sottili, condizioni che hanno portato all'aumento del PM10 che già da lunedì hanno superato il valore limite giornaliero in diverse stazioni. Il persistere della stabilità ha fatto misurare ieri in Veneto sforamenti della soglia sulle 24 ore in gran parte delle centraline di pianura. Poiché per oggi e per i prossimi giorni non si prevedono cambiamenti sostanziali delle condizioni meteo, l'ARPAF ha fatto scattare il livello allerta 1 arancio in 17 aree: Treviso, Padova, Venezia, Vicenza, Legnago, San Bonifacio, Castelfranco Veneto, Chioggia, Mirano, San Donat di Piave, Cittadella, Adria, Badia Polesine, Este, Monselice, Piove di Sacco, Rovigo. Restano a livello allerta 0, verde, le aree come Verona, Belluno, Feltre, Conegliano, Mansue, Cinto, Euganeo, Bassano, Schio. Nei prossimi giorni non si prevedono cambiamenti sostanziali delle condizioni meteo, ma è prevista una debole attenuazione dell'inversione notturna, specie per venerdì. Le limitazioni alla circolazione di Vicenza, quindi stante l'allerta arancione da giovedì 24 gennaio, scattano in città le limitazioni aggiuntive alla circolazione previste dalle misure antismog per i veicoli privati e commerciali a benzina Euro 2 e per quelli privati diesel Euro 5 e per i ciclomotori motoveicoli categoria Euro 1.